Benvenuti dolcette passanti, io sono Air. Io sono Kel e queste sono le Erke Reaction. Episodio 17, addirittura d'arrivo. Titolo interessante. Sì, perché sembra l'inizio della fine. Esatto, è quello che ho pensato anch'io. Vedremo pian pianino durante la trama cosa può succedere. Ci sono 5 illustrazioni disponibili, una per replay, come al solito. I PA necessari oscillano tra i 1500 e i 1600. Abbiamo 3 outfit che costano 185 gold. La prima con i pantaloni larghi blu è per Nathaniel e Castiel. La seconda col giacchettino beige è per Priya, mentre la terza con la felpa rosa è per Ryan e Yun. Io vado controcorrente e dico che mi piacciono tutti e 3. Ma devo dire che non mi dispiacciono. Allora, la prima è molto particolare, però ha un suo perché. Cioè, io, secondo me, se mi beccate in una sorta di tuta, mi potreste trovare effettivamente vestita come la prima, secondo me. Sì, infatti questo tuta style non è che mi dispiace. Forse sono un po' troppo larghi per i miei gusti. No, anche a me non dispiace per niente, anche le scarpe. Forse sì, non hanno una silhouette molto convenzionale, però non è male. No, anche il sopra mi piace tanto. Cozza un po' col sotto, quel pizzo sulle spalle, però dettagli. Il secondo lo adoro. Quello bello, di Priya mi piace tantissimo. Forse avrei preferito non un reggiseno sotto la giacchetta, ma qualcosa un po' più di tessuto. Semplicemente una canottierina mi bastava, niente di che, tipo il bianco che c'è del primo. Sì. Però quei pantaloni lì mi piacciono tanto. Sai cosa? Il colore. È che se lo facevano un pochino più con un pochino più di tessuto, sembrava quello del terzo outfit, il top bianco. Ah, sì, in effetti. Che è una fascia in pratica anche quello. Però sì, mi piace, devo dire è uno stile che apprezzo molto. L'ultimo anche, è uno stile che va classico. Adesso, classico. Sono comunque tenute easy e tranquille. Mi piacciono tutte e tre tantissimo, esatto. Devo dire. Per una volta mi piacciono tutte e tre. Passiamo alla trama. Sono passate ben 2 settimane dalla fine dello scorso episodio. Dopo aver passato il weekend con il flirt, l'ultima settimana di vacanza probabilmente se l'è mangiata qualcuno e abbiamo anche ripreso le lezioni. Ma mi auguro che abbia scritto la tesi oppure era in lacrime sul letto. Tu lo sai? Perché lei non ce l'ha detto cosa ha fatto, quindi... Madonna mia, questa qua... Secondo me questa qua è andata in coma per 2 settimane. Può essere. Anzi, siamo ormai giunti al fatidico momento della consegna della tesi. Nathaniel, mentre, è ancora disperso. Nonostante noi e Ambra lo tartassiamo di messaggi, supplicandolo di tornare. Lo vogliamo proprio morto, poverino. Subito dopo la partenza del fratello, Ambra è venuta a cercarci per raccontarci cosa è successo. Mentre, se siete nel routinat, ci siamo ritrovati assieme nell'appartamento del giovane. Finiti i nostri lucubramenti, ci ricordiamo che dobbiamo andare a lezione, e non una lezione qualsiasi, ma la nostra preferita, col caro e vecchio Ryan. Sulla via, prima incontriamo Chani, poi Melody e Yelin. Prima di entrare in classe, state attente, nel cortile dell'università potremo trovare la zia, che ci regalerà questa bellissima maschera veneziana, perché lei se ne sta andando al carnevale di Venezia. Cosa che non ha minimamente senso, perché qua sembra che sono alla fine dell'anno. È vero, non è tipo maggio, giugno da loro, questa qua va a Venezia, ma il carnevale di Venezia è a febbraio. Appunto, quindi vabbè. Beh, però figa la maschera. Però è bella. Non so cosa abbinarla, perché non c'entra la cippa con tutto il resto, ma bella! Tornando alla trama principale, Yelin ci informa che la madre ha scoperto che stavamo usando alcuni dei suoi contatti per il progetto del professor Zaidi e che le ha ordinato di smettere immediatamente. Melody è molto inispettita dalla cosa, ma per fortuna a salvarci è Ryan stesso, che con un discorso motivazionale calma gli animi. Non contento, il professore ci lascia anche del tempo per lavorare alla tesi e per darci anche dei consigli a riguardo. Nel suo root... Attenzione, quando finalmente tocca a noi, i due non riescono a resistere e si devono accarezzare le mani. Sembrano tutti pirla in sta università, ma finalmente qualcuno li sgama. Yelin, che tuttavia se ne sta zitta zitta. Cioè, scusa, questi sono a lezione. Allora, loro sono tutti seduti, sì. E Ryan sta facendo il giro di tutti. Sì. Arriva lei, si siedono uno di fianco all'altro e se sei nel suo root si accarezzano le mani. Infatti, a un certo punto la dolcetta ne parla anche con Chani e Chani gli fa: ma vi accarezzate con le mani a lezione? La dolcetta, lo so che è pericoloso. No! Dopo una breve chiacchierata con Chani, torniamo in camera, dove ci attende un'interessantissima conversazione con nostra madre al telefono. A quanto pare, la zia ha fatto la spia e le ha raccontato che ci ha visto girovagare con qualcuno in particolare. E sostanzialmente, i nostri genitori si sono convinti che abbiamo un fidanzato e ora lo vogliono conoscere. Scopriamo anche che una volta consegnata la tesi passeranno 2 settimane e poi ci sarà la prova orale alla quale i nostri genitori vorranno assistere.
Cioè, quindi... Cioè, sì, quindi 2 settimane finisce. Sta quasi laurea. Quindi, sostanzialmente, questo non ha fatto l'esame né niente, ma sta già alla laurea. E la cosa più inquietante vuol dire che è finita. Ma cos'è? Natale ci farà l'ultimo episodio, siamo avanti così? Terminata questa chiamata disagiante, arriva Ambra, con l'umore sotto ai piedi. Le due ragazze stanno insieme un po', parlando di tutto e di più, ma principalmente cercando di consolarsi a vicenda, soprattutto se siamo nelle rotte di notte. Alla fine la modella torna a casa e ci lascia sole. È un nuovo giorno a Dolcelandia. Alba nuova, vita nuova, no? No, perché a quanto pare sono tutti depressi in questa città. Arrivata al lavoro, infatti, troviamo il bar aperto ma con le luci spente e Clementina seduta ad un tavolo malinconica. Scopriamo che la nostra titolare ha una crisi, probabilmente di mezza età, e non sa più se vuole lasciare il bar e iniziare a viaggiare e vivere veramente oppure continuare la sua vita così come ora. Noi cerchiamo di darle conforto per quanto possibile, ma è Yuna a sbloccare la situazione e a darle la spinta per riprendersi. Si inizia a lavorare, dunque, non senza prima aver scambiato 2 parole con Yun, dal quale scopriamo che noi, protagonista, abbiamo intenzione di fare un tirocinio qui in zona una volta laureate, dato che tra le altre cose ci piace la città. Quante cose che si scoprono dalle conversazioni con gli altri. Terminata anche la giornata di lavoro, chiudiamo il bar e ad attenderci sulla soglia ci sono Priya e Chani, che tuttavia non hanno buone nuove. Ci propongono di andare allo Snake Room. Qui ci raccontano che le accuse contro il tizio che ci ha aggredite sono cadute per mancanza di prove. Le due amiche cercano di consolarci per quanto possibile ed infine decidiamo di rientrare. Sulla via incontriamo Kim che ci racconta che Ambra sta peggiorando a vista d'occhio e che potrebbe essere una buona idea parlarle tutte assieme. Passano 2 giorni ed è finalmente il momento della consegna della tesi. Tuttavia, mentre la ricontrolliamo per l'ultima volta, prima di farla rilegare, ci accorgiamo che manca una pagina. E io qua commento, ma non controlli se ci sono tutte le pagine appena l'hai stampata? Corriamo quindi in biblioteca, alla disperata ricerca di una stampante, imbattendoci naturalmente nel gentilissimo delegato, che non manca di informarci che sarà lui a ritirare le tesi e che non mancherà di chiudere la porta alle 16 in punto, lasciando fuori qualsiasi ritardatario. Tornando ai nostri guai, in biblioteca troviamo un muro di persone e decidiamo quindi di provare a cercare un'altra opzione. Innanzitutto tentiamo di contattare Rosa e Light, Castiel o Kim alla ricerca di una stampante, naturalmente invano. Passiamo quindi a setacciare ogni angolo dell'università, incappando in Chani e poi Morga, nuovamente senza successo. Tutte le copisterie della città sono chiuse, c'era da aspettarselo. E le cartolerie, le tabaccherie che hanno le stampanti? È chiuso! Che cazzo è? Domenica? Lunedì! Altro che facepalm, tirare una testata al muro, io per queste cose senza senso. Però pensa, so che è il giorno della settimana, pensa un po' te. Però lei non riesce a trovare una cosa aperta. Dobbiamo quindi arrenderci al nostro triste destino? Alla fine, quando ormai abbiamo perso la speranza, tentiamo la sorte in infermeria. Raffaele, angelo mio, ha una stampante. Del paleozoico, dato che impiega 10 minuti per stampare una pagina, ma quantomeno stampa. Ma neanche la stampa quella a mano ci mettevano 10 minuti per una pagina. Che cos'è? C'è un gnomo che saltella sul foglio tipo il grillo di Mulan per scrivere? Fa meglio, molto meglio, andiamo. Che cazzo di stampante è? Ma santa Peppa, ma sta cosa non ha senso. Almeno andiamo in infermeria, dimmi che Raphael vuol dire che ha un senso quello sprite. No, è questo il suo senso. Una stampante di 10 minuti, il senso di uno sprite intero. Almeno. Cioè, loro hanno perso tempo per disegnare Raphael. Ah, non so se nei prossimi episodi avrà una qualche utilità diversa, però boh. Ovviamente quando finiamo di stampare sono le 16. Corriamo in auditorium, dove troviamo le bud, tutto tranquillo, che ci rassicura. Le tesi si possono consegnare fino alle 20. C'era stata un malinteso con Patrick, ovviamente, ma chi vuoi darla bere, putto? Putto, devi stare attento, perché sei in inferiorità numerica, a lezione sono in 50 e tu sei 1. Rilegata per bene e consegnata la tesi, finalmente siamo libere. Neanche il tempo di pensarlo che Ambra ci chiama e ci invita ad un incontro per quella sera stessa a casa di Cassia per parlare di Nathaniel. Appuntamento per le 22. Dopo le emozioni della giornata, incontriamo Chani che ci saluta prima di andare via per qualche giorno dai suoi genitori. Finalmente al sicuro in camera, ci rilassiamo un attimo e decidiamo di chiamare la nostra crush che ci invita da lei per festeggiare. E dopo aver scelto l'outfit adatto, si parte con Yun. Il ragazzo ci accoglie con un bouquet di rose, ma non sono semplici rose, sono caramelle. 100 punti a Griffon Giorgio.
Mentre facciamo merenda, ci racconta che la stampante gli aveva mangiato anche a lui ben 5 pagine della tesi e per averle si è fatto tutta la fila della biblioteca. Ma non tutti hanno l'amico dottore della scuola. Ma scusami, ma cos'è? Il putto aveva sabotato le stampanti? Non ho capito. Potrebbe essere una teoria interessante questa. Poi passiamo a spiegare di Nathaniel e dell'incontro di quella sera. Ed infine approdiamo sull'argomento genitori. Decidiamo di raccontargli che nostra madre si è fissata sul voler conoscere il nostro ragazzo. Qua potremo scegliere se proporgli di incontrarli effettivamente o meno. Se sì, la proposta agita il povero giovane, che inizia già a porsi quale menù cucinare per una simile occasione. E allora noi, per calmarlo, lo abbracciamo e... Oh, che carina! Mi piace! È molto carina e cute. L'unica cosa che a me lui ricorda è Voldemort, non ha il naso. Un po' più carino, di lui. Sì, sì, beh, certo. No, mi piace che forse sono stranamente proporzionati. Odio un po' sta luce blu che usano sempre, sì. Però devo dire che non è male. Però è carina, dai, ci sta. È molto cute, cute. Purtroppo però è giunto il momento di salutarsi e raggiungere Ambra e gli altri. Passiamo a Ryan. Raggiungiamo il professore nel suo appartamento, discreta come l'ultima volta. Quindi abbiamo fatto una parata per arrivarci. Ryan ci accoglie con un bouquet di fiori e ci fa le congratulazioni. Parliamo del più e del meno, di Ambra e di Nathaniel ed infine dei nostri genitori. Come per Yun avremo l'opzione di scegliere o meno se proporgli di incontrarli in veste di nostro fidanzato, visto che per incontrarli li incontrerà, data l'ossessione di nostro padre per lui. Ryan sembra un po' indeciso all'idea e i due alla fine rimandano il discorso. È giunto il momento dei saluti, ma noi non siamo per nulla disposti ad andarcene. Tanto che costringiamo Ryan alle maniere forti. Bella questa! Questa è molto carina. A me non piace come è venuta la faccia di lui, però è molto bella, mi piace molto. Allora, sai che è anche la sua faccia... Sì, molto rigido. Lei ha una faccia bellissima, è una delle poche facce che gli sia venuta bene a lei. Però no, mi piace, però molto, è molto, sai cosa? Molto molto bella. E poi sono quelle scene divertenti che volevamo, e però bisogna dire una cosa. Il culo di Ryan è più bello di quello della dolcetta, eh? Ah, sì, Non c'è perché. È più sotto. Il prof ci prende in braccio e ci scarica sulla soglia della porta, dove, dopo ulteriori tentennamenti, riesce finalmente a cacciarci. Così noi possiamo raggiungere Ambra e gli altri. Segue Priya. La ragazza ci accoglie con un bel cartellino con scritto «Congratulazioni». Le spieghiamo subito del nostro incontro notturno con Ambra e ci dice che era stata invitata anche lei, ma visto il suo percorso di studi preferisce non mettersi in posizioni troppo delicate. Tuttavia cerca di suggerirci varie possibili idee per come agire. Le raccontiamo anche dei nostri genitori e di come vogliono incontrare il nostro ragazzo. Lei prontamente propone di comprare un paio di baffi finti e di chiamarla Prio. Tuttavia, se scegliete l'opzione di offrirle veramente di incontrare i nostri genitori, la ragazza va nel panico più totale, pensando a tutte le cose che deve fare per prepararsi all'occasione, e tocca a noi cercare di calmarla. A me piace molto, anche se sembra molto più drammatica di quello che è. No, allora, la dolcetta mi piace tanto, ha una bellissima espressione, è stata disegnata da Dio. Priya forse un po' meno, cioè... Boh, mi piace molto la dolcetta, ma in questo caso non mi piace Priya come è stata disegnata. Sembra un uomo travestito. Ma è bella la posa e tutto, però proprio lei... non lo so. Alla fine, dopo un po' di coccole, dobbiamo, ahimè, andarcene e raggiungere Ambra. È il turno di Cassiel. Purtroppo nel pomeriggio non siamo riusciti a contattarlo e quindi ci limitiamo ad andare da lui leggermente prima, rispetto all'orario indicatoci da Ambra. Lo troviamo in casa e ci lasciamo subito andare a qualche coccola. Parlando del più e del meno ci accorgiamo che è molto stanco, ma lui ci rassicura che non è nulla di grave. Dopodiché ci racconta che sta valutando l'opzione di prendere un altro cane, anche se ancora indeciso. Anche a lui raccontiamo di nostra madre e di come voglia conoscere il nostro fidanzato. Se anche a lui lo proporremo seriamente, preso dal panico, ci prenderà e ci butterà fuori dalla finestra. No, non è vero. Sarebbe stato divertente. Bellissimo proprio! Però si limiterà a baciarci all'improvviso. Probabilmente per zittirci prima che diciamo altre fesserie. No, mi dispiace, ma questa proprio non mi piace. Neanche a me. Proprio zero. Allora, io sono arrivata alla conclusione che Cassiel e i baci non vanno d'accordo. Qua il 10 ce l'era, era carina, però c'erano tutte le gruppe intorno. Questa, l'idea è bellissima e dolcissima, ma non ce la possiamo fare. No, lui è anche carino. Un po' forse bianchino, come al solito. Sì. Lei è proprio... Non riesco a... Boh, c'ha la testa strana. C'ha la mano poi gigante, grossa. Sì, no, ma... Cioè, non, secondo me potevamo far di meglio.
Il discorso viene anche qui lasciato in sospeso, dato che veniamo raggiunti da Ambra e Kim. E ultimo, ma non per importanza, Nathaniel. Facciamo un passo indietro. Dopo la chiamata di nostra madre, ci riposiamo un attimo e continuiamo a rimuginare su noi stesse. Finalmente arriva l'ora dell'appuntamento e raggiungiamo casa di Cassie leggermente in anticipo. Dopo poco arrivano anche Ambra e Kim e la serata può iniziare. Ambra è molto stressata dalla situazione e molto poco collaborativa. Kim e Cassie propongono subito di andare dalla polizia, ma la giovane rifiuta categoricamente. Cassie allora cerca di farla ragionare, ma alla fine la ragazza decide di andare all'appartamento di Nat e cercare delle informazioni sul viaggio del fratello per poterlo raggiungere in un qualche modo. Cassie prova a dissuaderla in un primo momento, ma vista la caparbietà della giovane decide di accompagnarla. Lei tuttavia lo rifiuta, ritenendolo troppo appariscente, giustamente, e chiede a noi piuttosto di seguirla. Avremo la scelta se accettare o meno. Se andiamo, una volta all'appartamento, Ambra ci suggerisce di rovistare nella libreria e nei comodini accanto al letto. Dopo un po' tuttavia sentiamo un rumore sospetto. Ambra si avvicina a noi, prende un coltello e spegne le luci. Dopo un po' una figura maschile appare e riaccende le luci. Ma è Nat travestito e Armin quello? È Nat con i capelli verdi, vestito da nerd o da scemo. Direi K-pop, però sì. K-pop è quello vecchio, però. E finisce l'episodio. Nel caso non andiamo con Ambra, la ragazza dopo un po' di tempo ci manderà un messaggio con scritto che Nathaniel è tornato. Fine dell'episodio, comunque. Ma chi è che non va con Ambra? Ma anche se il mio ragazzo io vado con Ambra nell'appartamento di Nat, no. Ma che immagine è questa cosa? No, comunque conviene andare perché così alzi l'ovometro con Ambra e tanto non è che guadagni, tipo se sei nero di Cassia, non è che guadagni del tempo con Cassia se non vai, quindi vai e basta. Questa illustrazione è bellissima. Oltre al fatto che Nat c'ha una faccia tipo what the fuck. Sì, perché non si aspettava che loro due fossero lì probabilmente. Ambra con il coltello in mano è spettacolare. L'adoro. Proprio bellissima. Però, Dio, Nat con i capelli verdi e quel cappellino all'indietro. Sì, l'abbiamo completo. Guarda, i pantaleggings leopardati. Con sopra dei pantaloni rotti. Per un attimo pensavo fosse Armin, perché sembrano dei videogiochi quelli sul cappello. Ma ho capito che sono dei ghirigori a caso. Sì, sì. Più che altro, cioè, se vuoi passare inosservato, il verde non so se è il colore principale. Ma così non passi inosservato manco se hai capelli biondi. Quel leggings, ma perché si è messo il leggings leopardato lì sotto i jeans? Sai, proprio non ne ho mezza idea. Io l'unica cosa che ho notato è che il verde è il complementare del rosso. Ha fatto per far pandan con Castiel, non lo so. Così fanno una parana dei bambini e Babbo Natale. Esatto. Non so. Allora, episodio interessantuccio, ma un po' smorto, sì. Ok, io partirei con il fatto che tra il titolo addirittura d'arrivo e il fatto che dobbiamo consegnare la tesi e dobbiamo discuterla dopo 2 settimane, siamo alla fine. Almeno sembra di essere alla fine. Probabilmente sì. Anche Yoon tipo parla di andare in vacanza assieme dopo. Cassie dice che dovrebbe partire in 1 o 2 mesi per il tour. Io ho pensato, magari si laurea, però non finisce subito, ci fa vedere un po' di stage. Il problema però rimane col fatto che Cassia se ne va andare. Perché secondo me il fattore è che potrebbero anche dire le route che rimangono lì in città, tu continui lo stage ed esci con loro, con Castel vai in tour. Il problema è che non possono dividere l'episodio in questo modo. No, l'episodio deve avere un filo comune, quindi molto probabilmente se Castel va in tour fra 1 o 2 mesi, o noi arriviamo verso quelle date lì con gli episodi, sì. Oppure finita laurea succederà qualcosa, sistemeranno della roba, poi finita lì. Sì. Comunque chiuderanno con... Devo dire che mi è venuta in mente una cosa che ha detto la madre, cioè che tipo... perché se tu hai una persona speciale prenderai sicuramente in considerazione anche lui nei tuoi progetti per il futuro. Quindi potrebbe essere che nel caso di Castiel decidiamo di prendere e andare con lui come finale comunque. Quindi sostanzialmente secondo me la partenza del tour di Castiel sarà un po' il termine ultimo, sì. Che non sappiamo neanche se è veramente quello, potrebbe finire molto prima. Sì, sì. Questa sì. Cosa qui è interessante, sì. Praticamente ci hanno detto guardate mo che fra poi è finito. Sì. Ok, oltre a questo, passiamo alle cose un po' più soft, sì. Un attimo, ma quanto sono stupidi la Dolcetta e Ryan a coccolarsi in classe davanti a 50 persone. Cioè, io non so più come dirlo, ma saranno 20 episodi che ci lamentiamo che questi qua, che si coccolano in pubblico, ma cioè, non lo capiranno prima o poi? Io ho smesso di commentare perché per me è allucinante, cioè... Madonna! Io apro le scommesse sul fatto che quando la Dolcetta si laurea, uscendo dall'aula, si lanci fra le braccia di Ryan e lo baci davanti, sì. A tutti. Vorrei
scommettere il contrario, però no, cioè so di perdere. No, perché se non è così poco ci manca, sì. Non è proprio in questo modo. Ecco, una bella illustrazione da, non so come si vestono questi qua quando si laureano, o con quel tipo toga americana nelle sì, braccia di Ryan. Esatto. Beh, anche io parlavo... Si bacia e tutta la folla intorno. No, no, io parlavo anche degli altri flirt comunque, e magari se lo fanno in privato. No, no, io lo voglio proprio davanti a tutti, c'è il drama. Ecco, una cosa che mi è piaciuta molto è il rapporto che sta creando con Ambra. Sia che siamo il flirt di Nat che non siamo il flirt di Nat. Mi piace come il fatto che pian piano tutto quello che è successo al liceo è stato comunque superato. E per quanto l'avvicinamento sia dalla scomparsa di Nat, mi piace come anche dopo, probabilmente, essendo che Nat è tornato, sì, tornato no, diciamo così, e possa comunque crearsi un rapporto diverso. Sì, esatto. E mi piace anche come stanno facendo vedere che Ambra, al liceo era la classica bulla, che te la mostravano sempre poco in difficoltà, mentre invece qua ti sta mostrando che Ambra ha molti problemi, è molto instabile, che tutto quello che le è successo non l'ha portata ad avere una stabilità mentale molto forte. Esatto. Mi piace come stanno creando il personaggio di Ambra e come lo stanno in qualche modo relazionando con gli altri personaggi, anche il rapporto che ha con Castiel, con Kim. Mi piace molto questa cosa. Un dilemma, ma noi non eravamo state licenziate da Clementina? Non c'era tipo minacciato che ci voleva mandare via e assumeva qualcun altro? Ah sì, Nina, ma aveva sue solite cose, minacce del cavolo di Clementina, inutile. Ah no, perché anche qua mi dice, poi torniamo a lavorare tu, mamma. No, no, anzi, ci dice, non so come farei senza voi due, riferito a noi e a Yun, pensa addirittura. Hai detto che Clementina non sa se tiene il bar, non tenere, vuol andare a girare, ma non è che smolla il bar a sti due? Ma io ci ho pensato. Secondo me è un'opzione, tanto comunque la dolcetta fa... Ah, comunque sì, penso che farò un tirocinio, uno stage, però dovrò avere anche un lavoro, dato che dovrò sopravvivere. Però sarebbe carino vedere Yun e la dolcetta che mandano avanti al bar. Sì, esatto. Cioè, mi dispiace per quelli che vanno al bar, perché Yun è bravo, la dolcetta no, ma spero che dopo 20 anni di esperienza impari qualcosa. Però, sai che come situazione carina, Yun continua ad essere apatico, senza alcun tipo di piccante, diciamo, o qualcosa che lo definisco, però come situazione potrebbe essere carina. Passiamo agli appuntamenti, chiamiamoli così, che sono principalmente tutti uguali. Sì. Il filo conduttore, come abbiamo detto prima, è che i nostri genitori lo vogliono incontrare. Tutti vanno nel panico. Allora, però devo ammettere che sarà una scena molto divertente con Priya e soprattutto con Ryan. Il presente di Nathaniel con i capelli verdi sarà sicuramente molto interessante anche in quel caso. Come ma Nat, cosa hai fatto in questi anni? Niente, un piccolo commercio, vendevo... Fiori, vendevo fiori. Ero un fioraio. A proposito, da questi dialoghi comunque si è capito che noi abbiamo raccontato di Nathaniel, del cartello di droga e del basilico ai nostro flirt. Sì, perché effettivamente ogni appuntamento noi parliamo del fatto che dopo dovremmo andare da Castle a parlare con Amber e Kim, quindi... Sì, però non è che dico parliamo del fatto che Nathaniel se n'è andato. Io capisco che essendo se n'è Nathaniel è andato, spieghi al tuo flirt a quel punto che cosa è successo e tutta la storia è... Però vedere la scena, no, poteva essere interessante. Magari vedere la reazione di Priya quando gli dici ah, Nathaniel è dentro un cartello di droga, io ci ho parlato tutto questo tempo. Anche Yun, cioè, me lo immagino che tipo salta sulla sedia e si rizzano i capelli tipo gatto spaventato. Sì, Priya mi immagino che la prima cosa che ha pensato è tipo gli si è aperto il codice penale davanti. Esatto. E praticamente tu guarda che adesso tu sei complice sua. Sarebbe stata una scena interessante da vedere. E invece no, ce la siamo mangiata. Tornando agli appuntamenti, è carina questa cosa dei genitori, soprattutto mi piace come mettono un po' tutti nei casini. Priya mi piace che scherzi dicendo di mettersi i baffi, che Marla Priya è... Priya ha sempre questo umorismo di base fantastico, sì. Però mi piace anche come effettivamente dopo vada un po' nel panico. Sì, tipo fa, oddio, ma devo cambiarmi i vestiti, devo andare alla parrucchiera, devo andare all'estetista, devo fare... Ah, è tipo la dolcetta, calmati. Più che altro hanno dimostrato come effettivamente ci tengono molto. Comunque, ecco, una cosa che ho notato rispetto al liceo è che tipo se tu dici anche non so se è il momento eccetera eccetera, i flirt non hanno una reazione negativa, sono comprensivi, certo non sblocchi l'illustrazione, però hanno una reazione neutra o comunque positiva, sono comprensivi. Mentre al liceo a volte se non sceglievi l'opzione dell'illustrazione ti davi un po' il palo in faccia e ci rimanevano un po' male. Passiamo alla... Patata bollente? No, direi più che patata, non è più gialla. Al broccolo bollente. Alla foglia di insalata. La prima cosa che io voglio dire di Nathaniel è tipo... Capisco Ambra, è la sorella gemella, è tipo molto instabile mentalmente, emotivamente. Quindi capisco che lei vorrebbe che Nathaniel tornasse, tipo la sua roccia, il suo appoggio. Ma la dolcetta. Se Nathaniel torna, lo ammazzano.
Non potrebbe scrivere dei messaggi tipo: ti prego, fammi sapere che stai bene, ti prego, dimmi qualcosa, non ti prego, torna. Cioè, lo vuoi morto proprio. Sì, in effetti. Mi sembra un po' molto egoista. Poi, mitica la scena di loro che vanno a rovistare in casa di Nathaniel, sentono un rumore e Amber piglia un coltellaccio da cucina e si nascondono nell'ombra. Questo mi piace molto. Quello che mi è un po' piaciuto di meno è il fatto che Nathaniel sia già tornato. Perché mi sarebbe piaciuto se quella figura che si vedeva anche nel trailer, quell'ombra nella porta, fosse un altro personaggio, come ho detto, qualcuno che andasse un colpo alla trama di Nathaniel, una svolta, tipo all'investigatore cui sta parlando Nat, lo incontrano e lui tipo aiuta Amber a Dolcetta a trovare Nathaniel. Esatto, sì. Oppure lo incontravi l'ispettore e ti dicevano ogni indizio su Nathaniel e poi al massimo gli facevi vedere, se volevi un'illustrazione, gli facevi vedere una foto che di questo ispettore investigatore aveva una foto di Nat in un altro posto e per poi sviluppare l'episodio dopo. Più che altro mi auguro per Nat o che sia una parrucca o che sia una di quelle tinte che dopo un po' di lavaggi vadano via, perché non so voi, ma le prossime illustrazioni con Nat, l'idea che sia che abbia i capelli verdi a me mi inquieta. È osceno. Diciamolo, in questo episodio non è successo tantissimo tanto il ritorno di Nat, cioè, però sì, sostanzialmente adesso non ho neanche tante delle grandi idee, so che tanto drama di qua, drama di là, episodio dopo come ho detto prima non succede niente, cioè te la sdrammatizzano al meglio che possono, perché qua è comunque drama che poi mandano nel pattume così, non si sa bene perché. E quindi sì, sono un po' così. Mi è dispiaciuto il fatto che non abbiano continuato la trama di Nat come Dio comanda. Voi diteci cosa avete pensato delle illustrazioni, se vi sono piaciute o meno le tenute, dato che a molte ho visto non sono piaciute. Per il resto diteci cosa ne pensate come sempre nei commenti, stalkerateci su Instagram. Per il resto è tutto. Buonanotte, Dolcette passanti.